Amici di MotoTV, lo vedete, l'autodromo, quello internazionale del Mugello, nel cuore della Toscana. Questa volta l'appuntamento è con i trofei Honda. La seconda tappa della stagione, abbiamo già avuto modo di vivere insieme a voi la gara di Misano. E vediamo allora come andranno qui le cose per i trofeisti della casa giapponese. Un saluto allora da Andrea Minerva e Marco Selvetti. Ciao Andrea, ciao a tutti. Corrono insieme, la moto che è entrata prima era una vecchia Hornet, in realtà fanno una classifica a parte e poi adesso 125, perché il tempo è stretto, il weekend di gara lascia poco spazio al fiato, non si può ritmo prendere neanche serrato, troppo. Sì, entra alle 125 per dare spazio a tutti. E poi avremo appunto occasione di parlare con questi tre giovanissimi che con le 125 dei tempi stanno andando forte e sono stati all'inizio timidi, soprattutto le due ragazze, non volevano, erano in difficoltà, ma cosa mi fai dire, non me la sento, poi si sono sciolti invece Nazareno, poi non riuscivi più a fermarli, ma no, ma che Nazareno Lumina invece super disinvolto già davanti alle telecamere. Però ecco, la 125 è ancora propedeutica come categoria. Cosa succederà? Boh, lo vedremo tra un paio d'anni. Enrico ha in realtà lanciato un sasso in uno stagno e qualcosa sicuramente si è mosso, vedremo a breve. Tra l'altro, Marco, qui nei trofei Honda, mi permetto di dire, c'è un po' tutto il presente e il futuro. Abbiamo le 125, abbiamo i due tempi, corrono però anche le CBR 600, i quattro tempi, insomma tutto quello che potrebbe essere nel menu dei prossimi anni anche a livello mondiale. In che forma ancora non è dato sapere, si sta decidendo, però davvero abbiamo un po' tutte le opzioni a portata di mano. Sì, quasi certamente il due tempi morirà, lo vogliono alcune case giapponesi e quindi così sì, sarà, e quindi così sarà, c'è poco da inventarsi. Lo vedremo strada facendo. Il fatto stesso che ad esempio Honda promuova la IRP, quindi l'Honda Italian Racing Project, e utilizzi delle moto 100 di cilindrata ma quattro tempi, è emblematico, vuol dire che effettivamente è già qualcosa succedendo. Immagini su Nazareno Lumina che faceva le ultime modifiche nella seconda sessione di prove, moto sofisticatissime davvero. Lui che proprio dall'IRP arriva, tra l'altro. Esatto, scusami, esatto, ecco, quindi proprio calza a pennello, qui uscivano fortissimo giù dalla bucine. Questo qui è uno dei punti più spettacolari e ti garantisco che guardarli da fuori e vedere quanto vanno forte tutte le categorie fa ancora paura, nel senso non ci si abitua mai a questa sensazione di velocità massima pur essendo così lontani. E devo dire che ancora una volta i ragazzini della 125 dimostrano anche una bella attenzione. Qui le immagini sono su Beatrice, sì, che è una delle due la ragazze che con intervisteremo il numero dopo, 7. Aveva un po' di problemi, insomma adesso poi sentiamo direttamente dalle sue parole quello che è stata la sua sensazione, anche perché comunque è bello ascoltare quello che vivono loro in pista in un modo o nell'altro, l'interpretazione della pista, le marce, insomma tutto quello che è il loro modo di affrontare il circuito. E allora andiamo a sentire a questo punto le interviste, una di seguito all'altra, e poi facciamo un po' la somma di quello che è le loro sensazioni. Beatrice, moto numero 7 RS 125 Mugello. Bene Beatrice, prima gara o seconda gara, hai già fatto Misano, raccontaci innanzitutto dove hai corso prima e perché sei qua oggi. Ho corso prima a Misano, però non era andata tanto bene perché siamo stati 5 mesi fermi, perché sai che abbiamo cambiato team e ci siamo trovati un po' sguardanati, dai. Quindi ora siamo passati a questo team e la seconda gara, che è la terza, si fa qui è Mugello, si spera, dai, andrà bene. Ok, allora facciamo subito una prima analisi, come andate in generale? Parliamo, no, questa è sbagliata, RS 125 che è quella che ci riguarda, abbiamo le qualifiche, prima, innanzitutto dove sei? Per ora siamo ventesimi, il primo turno di qualifica stamattina, dai, si è migliorata ancora e poi oggi pomeriggio si è avuto dei problemi alla moto che si spengeva, era sbagliata la carburazione, quindi si è avuto dei problemi e si è rigirato nello stesso tempo, quindi dai, siamo migliorati comunque perché con la moto messa male si è girato nello stesso tempo. Oggi temperatura più alta, quindi anche un po' più difficile ottenere forse tempi migliori, vero? Sì, era più faticoso anche, dai, come prestazione fisica ti dovevi proprio sforzare parecchio. Però sono stata attenta perché comunque sia, come ho detto, con la moto com'era e così saremmo riusciti a fare allo stesso tempo, quindi domani si spera di fare il meglio possibile in gara, veramente, se dai tutto per tutto. Bene, allora oggi più caldo, però domani mattina si corre la mattina, forse le condizioni potrebbero aiutarvi. Un pronostico sulla gara, so che spesso ai piloti non bisogna dirlo prima della gara pronostico, però insomma, dato che sei brava, sei veloce, ambisci a che cosa? Entrare nei primi 10?
Non so, così mi piacerebbe molto entrare fra i primi 10, però solo arrivare a punti sarebbe una bella soddisfazione. Ok, allora a questo punto voglio da te che mi racconti il tuo giro di pista. Siamo al Mugello, siamo alla pista dove Valentino Rossi insegna a tutti quanti come si gira. Voglio che tu mi racconti come si guida una 125 due tempi in pista. Soprattutto voglio che mi racconti più o meno la velocità massima, dove non la velocità massima, le marce, dove ti trovi meglio, cosa ti piace particolarmente e cosa no. Vai. Giro allora. Secco della moto numero 7, vai. Allora, si parte, vabbè, in diritta parto da qui, vabbè. Sì. Si arriva alla San Donato, io la faccio di seconda, e si arriva alla Lugo, sempre di seconda, tenendo la moto il più alta possibile di giri, si esce quasi sul cordolo e si mette terza, quarta e si ritorna, io ritorno in seconda e nello scambio terza. Si va giù in discesa e praticamente non freni nemmeno, levi solamente un po' di gas, entri di terza qui e nello scambio tra la Casanova e la Savelli entri di quarta. Dovresti farla tutta in quarta piena, è un po' difficile. I grandi dicono che si fa in quarta piena, ma secondo me tanti pelano un pochino al gas, è vero? Io lo pelo. Non so che fa il resto. E poi... Super l'Arrabbiata, che è una curva fantastica secondo me. È la curva migliore di Mugello ci possa essere. Tutta quarta fino alla scarperia Palagio, che la fai di seconda. Qualcuno nello scambio mette la terza, anche io metto la terza, però esce un po'. Sì, sotto, un po' sotto, insomma, tende un po' a invasarsi il due tempi, fa brrr. Sì. Che rumore fa esattamente due tempi quando esci da lì di terza? Vai. Di terza? Sì, fa brrr. Boh. Quindi niente. Poi comincia a ripigliare. Seconda, terza, quarta e dopo riscali di seconda, lo fai correntaio, uscendo molto stretto e le biondette riprendi tutte e due di quarta, questa è piena, perché sennò rimani ferma. Arrivi con la quinta e la bucina la fai in terza, anche qualcuno la fa, in quelli più veloci la fanno in quarta. Terza e poi parti quarta, quinta e cominci a metterle tutte. Qual è secondo te il punto più difficile, dove fanno la differenza il ferro della situazione che è un'esperienza mondiale rispetto a te che magari stai prendendo ancora un po' di confidenza con la moto nuova? Dove ti accorgi che sono più bravi? Qui comunque sia Mugello rimane una... pista comunque sia fra le più belle però anche le più complicate, le fai alla staccata qua giù della San Donato, il tempo a Casanova Savella Arrabbiata, correntaio e bucine, più o meno lo fai quasi dappertutto, se sono un attimo che perdi secondi importantissimo comunque sia. Bene, allora rivediamo per l'ultima volta insieme la griglia definitiva, dove ti vede esattamente davanti qualche pilota, però domani c'è la gara, quindi adesso c'è un 2-13-4-7-7, però Beatrice domani ti tocca fare le cose in grande. No, domani faremo le cose in grande, questa è una cosa sicura, daremo veramente tutto per arrivare almeno a punti, si spera di arrivarci. Bene, in bocca al lupo. Crepi. Grazie.